Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. Ancora poche ore, poi il verdetto, quello che stabilirà se per Salvatore il ragazzo ferito dai calcinacci in via Toledo c'è ancora una flebile speranza di salvezza o se l'attività elettrica del suo cervello è completamente assente. Poche ore di angoscia per la famiglia e gli amici che da sabato sera stazionano all'esterno dell'Oreto Mare. Intanto gli inquirenti hanno raccolto le documentazioni in comune per proseguire celermente nell'inchiesta che porterà alla scoperta del responsabile del crollo di una parte del cornicione della galleria Umberto I. Stamattina in via Toledo tantissimi si fermavano davanti il luogo della sciagura, c'era chi scattava foto, chi commentava l'accaduto, chi con lo sguardo smarrito nella luce del sole guardava il parapetto incriminato e forse immaginava il dolore provato dal ragazzino. Tutti però sono concordi nell'affermare che la responsabilità maggiore è del Comune di Napoli, reo di non garantire la sicurezza dei cittadini. Molti monumenti a Napoli versano in uno stato di abbandono, di chi la colpa? Chi la colpa? La colpa è delle istituzioni, ovviamente, magari di noi cittadini che non facciamo pressione, forse. Non ho paura dei politici che rubano e la devono smettere, pensassero ai monumenti di Napoli. Probabile che possano succedere delle altre situazioni come queste, in effetti non è il problema solamente delle case, delle abitazioni, perché si sono verificate ipotesi anche per quanto riguarda gli alberi, in effetti, che sono tenuti in cattiva manutenzione, quindi praticamente io penso che ci sia proprio una mancata cura da parte del comune. Non si occupa in effetti di queste situazioni che comunque possono causare dei problemi molto gravi. Diciamo che in questi anni l'amministrazione locale ha lasciato molto a desiderare, si è lasciato al degrado molte zone di Napoli e quindi questi sono i risultati di quello che si è coltivato nel corso degli anni. Sono le zone a rischio 5, quelle finite nel mirino degli uomini del Corpo Forestale dello Stato impegnati nell'esecuzione delle attività previste dal decreto Terra dei Fuochi. Questa mattina, con l'ausilio dei tecnici specializzati dell'ARPAC, sono stati analizzati due terreni a destinazione agricola indicati come rischio 5, ovvero con probabile presenza di rifiuti radioattivi. Tra Castelvolturno e Villa Literno, i due fondi interessati dai controlli, scattati dopo aerorilevamenti che avevano indicato una possibile movimentazione di terreno. Pietro Mainolfi, responsabile del Centro Regionale Radioattività dell'ARPAC. Siamo sotto soglia, come potete verificare, ora qui questo è un punto di misura che abbiamo letto stamane, praticamente siamo sotto soglia, abbiamo un valore intorno ai 100 nanosievert per ora che sono confrontabili al fondo, letto in parole semplici. Sì, il fondo naturale, cioè noi tutti siamo esposti a radioattività naturale, isotopi del potassio, il radon, famoso e famigerato ad esempio, e diciamo quindi è un'esposizione tra virgolette inevitabile, per cui verifichiamo se superiamo questa soglia di esposizione naturale. Per far questo ci atteniamo sia ai valori attesi in base ai rilievi fatti nelle varie zone d'Italia, alla media nazionale, e in più noi in aggiunta verifichiamo in zone non coinvolte negli accertamenti, verifichiamo i valori di fondo e riconfrontiamo con questi. Insomma. MSC Crociere si fa promotrice di un messaggio di sensibilizzazione verso l'opinione pubblica circa la lotta alle truffe e alle speculazioni, fenomeni fraudolenti che generano rilevanti danni, soprattutto economici, all'intero apparato societario. A bordo della MSC Splendida, ormeggiata nel porto di Napoli, il convegno Legalità e questione sociale, rischi e costi dei fenomeni fraudolenti, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, docenti di diritto e avvocati. Al centro della discussione la nuova sfida delle imprese, chiamate sempre più negli ultimi anni a delle operazioni di trasparenza, mantenendo buone prassi all'insegna della legalità. Ne parlano Maurizio De Dominicis, avvocato specializzato in diritto delle assicurazioni, e Vittorio Verdone, direttore centrale Auto Ania. Le truffe incidono almeno di un 35%, è sicuramente un fattore importantissimo da debellare,
perché sicuramente la riduzione delle truffe, la lotta alla truffa sicuramente comporterà e può portare certamente la riduzione del costo del premio della polizza. Purtroppo alcune norme non andate a buon punto, non andate in porto, come la soppressione dell'articolo 8 del DL 145 ha comportato comunque una riduzione in questo momento della lotta alla frode dei sinistri. Noi analizziamo il fenomeno dal punto di vista del prezzo, non usciremo mai, è come se noi dicessimo: questo fiume sta esondando e non andiamo a monte a vedere che portata c'ha questo fiume e da dove esce l'acqua. Quindi se voi, voglio dire, se noi non, e oggi è una giornata importante proprio per questo, non facciamo anche una verifica di quello che può fare chiunque di noi nell'attività quotidiana, perché in questo paese, no a Napoli, in Italia, si è perso il senso della responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro. È partita oggi la campagna Sanità così non va, denuncia con noi, lanciata dalla CISL Campania e dalle sue categorie funzione pubblica, medici, università e pensionati, assieme alle riunioni sindacali territoriali. Obiettivo: dire basta a una sanità che non garantisce più il diritto alla salute, segnalando all'organizzazione sindacale la persistenza di sprechi, inefficienza e corruzione nella sanità regionale, come ha confermato a margine di una conferenza stampa il segretario regionale Lina Lucci. Significa che da questo momento in avanti, davanti a tutte le ASL della Campania, davanti alle strutture ospedaliere più grandi, davanti alle strutture anche universitarie, ci sarà una presenza CISL e delle sue categorie, tutte le categorie interessate del comparto, per raccogliere denunce di merito. Vogliamo dimostrare che ci sono persone che non vengono curate, ci sono persone che muoiono per assenza di sanità, ci sono persone che non trovano i presidi ospedalieri aperti, non ci sono i pronti soccorso, non c'è una medicina distrettuale di base che possa in qualche modo svilire le liste d'attesa presso gli ospedali. Insomma, quello che non funziona non va, lo diciamo insieme alla collettività, ripeto, per dimostrare che facciamo un'azione di denuncia concreta, reale. All'incontro hanno preso parte anche Giampiero Tibaldi, segretario area metropolitana di Napoli, i segretari generali delle federazioni napoletane di categoria, della funzione pubblica Salvatore Altieri, dei medici Roberto D'Angelo, dell'università Luigi Mastrantuono e dei pensionati Augusto Muro. Un altro giorno per discutere sulle nuove terapie che sempre più consentono di arginare i danni provocati da determinate patologie. Da oggi sino al 10 luglio Città della Scienza ospita il 6° forum di endocrinologia organizzato dal Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli. L'evento parte in un momento delicato per la salute dei campani, a ridosso di una indagine dell'Istituto Superiore di Sanità che ha riscontrato in regione dati riferiti alla mortalità per malattie endocrine superiori alla media nazionale, come ci spiega la professoressa Anna Maria Colao, coordinatore scientifico dell'evento. Una delle ultime analisi dell'Istituto Superiore di Sanità riporta in Campania un discostamento dell'incidenza di questo gruppo di malattie superiore rispetto al resto d'Italia, quindi vuol dire che l'impegno che ci stiamo mettendo in questo tema è un impegno giustificato dal fatto che abbiamo un'epidemiologia che merita attenzione. D'altra parte, questo è anche uno di quei campi in cui molto è stato fatto nelle nuove terapie. L'avanzamento tecnologico e terapeutico si è sentito particolarmente nel tema delle malattie endocrino-metaboliche, dalla terapia del cancro, della tiroide, dell'ipofisi, dei surreni, fino anche alle nuove terapie del diabete. Nel primo giorno di Summit, presente anche l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Caterina Miraglia, e Sara Caropreso, il responsabile ricerca e sviluppo di ARSAN, tecnostruttura di supporto tecnico al Consiglio regionale per le problematiche inerenti alla sanità, che si è soffermata sulle novità inerenti all'agenzia. Una buona sanità transita per la piena consapevolezza di quelle che sono le patologie reali e più profonde che attraversano la nostra regione. In ragione di questa considerazione e nel pieno della consapevolezza è necessario ed è fondamentale che si aprano dibattiti che diano
soluzioni e interpretazioni corrette di quello che poi deve essere la politica messa in campo per una buona sanità. Questa è una struttura appunto inedita, questa di ricerca e innovazione, che si occuperà appunto del nuovo, del riordino per quanto riguarda tutti i meccanismi dei servizi, dei progetti e dell'allocazione dei fondi europei, per un riordino totale dei percorsi di prevenzione, di cronicità e di appropriatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici. Cesare Bocci, Paolo Calabrese, Giorgia Wurt, Lapina, Emiliano Peppe, Paolo Ruffini e Frank Matano, Elena Di Cioccio e la nuova beniamina dei teenager, Micaela Riera. Ma sarà Richard Gere, il 22 luglio, la vera chicca di questo 44esimo Giffoni Film Festival, in programma dal 18 al 27 luglio a Giffoni, presentato questa mattina nella sala giunta di Santa Lucia, alla Regione Campania. A parlarci di questa edizione è stato il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che ha sottolineato: il festival di Giffoni cresce, aumenta, i giovani che partecipano sono sempre di più i film, le occasioni di incontro, straordinario guardare il loro protagonismo, sono protagonisti i ragazzi, i giovani, questa è la grande forza che rende unico questo festival campano e che però ormai ha una fortissima riconoscibilità nel mondo, quindi ha tante partnership, ci saranno ragazzi di più di 50 paesi, ci sono grandi testimonial, Richard Gere che è stato annunciato da Claudio Gubitosi, il grande patron, con tutta la sua squadra che devo dire organizza un evento straordinario. E tra l'altro c'è una comunità che cresce perché è in un'area della nostra regione che vive anche dell'economia di questa iniziativa, quindi della partecipazione non solo turistica all'evento di questi giorni, ma del lavoro di tutto un anno, perché per fare un festival del genere devi avere una struttura che lavora tutto l'anno. Tantissime le novità, non soltanto per quanto riguarda i film in programma e la giuria, ma anche per gli ospiti che saranno davvero di caratura internazionale. Poi ci saranno le novità riguardanti invece il coro di San Carlo e la partnership con il Museo di Capodimonte. Come ha spiegato ai nostri microfoni il direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi: siamo orgogliosi di aver chiuso un accordo col Teatro di San Carlo, dove non solo il teatro verrà in tutte le attività che noi facciamo, ma lo portiamo anche all'estero e stiamo perfino studiando una forma di come far conoscere meglio l'opera lirica, la sinfonica ai ragazzi. Il secondo è quello col Museo Nazionale di Capodimonte, uno splendore, abbiamo una realtà incredibile che certe volte soffre proprio nell'ambito della nostra regione, quindi farci conoscere ma con una comunicazione diversa. L'idea nostra per esempio di andare nel museo, di prendere non so il Misantropo di Bruegel o la Parabola dei Ciechi sempre di Bruegel, ma di farlo raccontare e vivere con gli occhi dei ragazzi, cioè 10 film di 10 minuti ognuno, fiction, e così noi facciamo capire ai ragazzi che cos'è quel museo, cosa contiene, quindi aprirlo a questa nuova capacità che ci hanno dato le nuove tecnologie di poterlo far vivere anche su YouTube e su altre cose. E sempre questa mattina a Palazzo Santa Lucia, conferenza stampa di presentazione degli interventi previsti per il potenziamento e la riqualificazione del sistema scolastico in Campania. Oltre 900 le scuole che hanno fatto richiesta per avere nuove suppellettili, ma anche elementi riguardanti computer, telecamere e macchine fotografiche. Ai nostri microfoni la soddisfazione del direttore scolastico regionale Diego Busci. Un accordo importante è quello che viene siglato questa mattina con la Regione Campania. Sì, perché la Regione Campania offrirà delle attrezzature alle scuole e quindi sicuramente è un grosso vantaggio per tutte le istituzioni scolastiche, per tutte le attrezzature che potranno arrivare nelle scuole a livello informatico o anche di tipo sanitario. È stata appunto lanciata questa, con una lettera del Presidente Caldoro, è stata lanciata questa campagna di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole, nel senso che avranno più attrezzature da poter, sulle quali poter far studiare i ragazzi, e le scuole hanno aderito veramente in massa, perché ci sono state quasi 970, non mi pare che il dato esatto, sono 976 mail da parte delle istituzioni scolastiche, quindi 976 istituzioni scolastiche della Campania hanno aderito a questa iniziativa. Sì.